c'erano nel periodo scorso e quelle che c'erano addirittura ieri. In settimana abbiamo raddoppiato il nostro ufficio di ingegneria della natura. Oggi abbiamo un ospite davvero di prestigio, Giancarlo Faro, un insegnante di natura alla seconda università di Napoli. Lo conoscete perché intervengo spessissimo in questi incontri e grande esperto di poetica rinascimentale, ma la sua competenza arriva fino ai fumetti, per esempio, tra le moltissime, davvero moltissime cose che fa, ha scritto anche la postfazione al fumetto da cui abbiamo tratto la Roma Lorandina, che ieri dimenticavo di dirlo, è un fumetto di Luca Delisi. E quindi insomma ve lo dico perché abbiamo di fronte, lo sapete già, una intellettuale a tutto tondo, si è occupato davvero di un secolo e quasi di letteratura. Se ho detto questo di Giancarlo, non posso dire così adesso in basso, sito che è di cui tra l'altro, ecco, tengo a ripetervi, a ricordarvi che oggi presenteremo due volumi alle ore 16, presenteremo l'ultimo libro, Siamo felici, di cui abbiamo parlato talora anche in questi incontri, ci sono un libro di recente, ma anche la nuova edizione, cioè ieri, che io ho donato all'autore poco fa, del libro un po' classico della critica tematica sul doppio, si chiama L'altro lo stesso, c'è una edizione da Mucchi con una ricchissima appendice appunto ieri e si presenta questo libro. Io Massimo Fusillo si occupa, che è un regista di formazione, un libro sul romanzo greco uscito in Italia e Francia, è il primo frutto importante della sua ricerca, e poi è diventato un artista a tutto tondo, tanto che attualmente è presidente anche dell'associazione di teoria comparata, non ricordo mai la dizione precisa, di storia comparata. esatto, deve essere comparata la letteratura, e insomma davvero Massimo Fusillo è tra le persone che più hanno offerto un contributo sia alla teoria della letteratura e all'estetica della letteratura anche, sia, e questo tratto davvero che lo caratterizza in modo speciale, a una considerazione delle questioni dei temi letterari in una continuità tra l'antico e il moderno. Sia per la sua promozione, sia per aver mai appunto dimenticato queste radici. Ma lascio, oggi ho pensato di offrire una genealogia della coincidenza attraverso due categorie cruciali, quella verosimile e la randomesis. Quindi facciamo un salto indietro rispetto alle cose di cui siamo occupati appena ieri, però riteniamo che sia strategico e utile. Do la parola a Massimo. Grazie a Francesco per l'invito. Sicuramente molto interessante riflettere con voi su un concetto come coincidenza, ed è anche interessante la sfida che ci ha posto, cioè di farne un po' la genealogia. Appunto, si parlava prima di continuità tra antico e moderno. Credo che anche a proposito di un concetto come coincidenza, la cui fioritura, diciamo, letteraria è massicciamente moderna, però si possa trovare qualcosa appunto che non è solo genealogia, ma qualcosa, diciamo, che si sviluppa, prende origine dall'antichità. Diciamo che la coincidenza come concetto, diciamo, si delinea piuttosto tardi nella cultura antica, secondo il concetto del sincronismo, sincronismos, è un concetto abbastanza tardo e non particolarmente sviluppato, non particolarmente oggetto di teoria o riflessione. Però trova una certa espressione in ambito letterario, nella narrativa, e in una linea di romanzo che è quella cosiddetta comico-realistica, di cui parlerò fra poco. Però prima di parlare di questa narrativa, che è quella in cui veramente si può più parlare di coincidenza, appunto vorrei fare la genealogia, cioè soffermarmi soprattutto sul riconoscimento, come il concetto invece che in sede teorica più può preparare la riflessione sulla coincidenza, più può essere appunto un momento di genealogia. Poi l'intervento
che verrà dopo di me sarà più proprio sulla riflessione teorica. Io partirò dalla riflessione teorica, però poi mi interessa vedere come nella narrativa antica, cioè nel romanzo antico, quindi cioè sia greco che latino, ci siano due modelli di trattamento della coincidenza e in genere di trattamento di quello che Battini chiamava prologo, insomma dello spazio-tempo, piuttosto opposti e che appunto avranno poi un importantissimo sviluppo nella modernità. Allora, il riconoscimento, come sappiamo, è alla base della poetica di Aristotele, di questo testo che ha avuto una fortuna massiccia, al di là anche delle intenzioni per cui era nato. Sappiamo bene appunto che non è un testo sistematico, un testo insomma appunto appunti per lezioni universitarie, e il riconoscimento è la caratteristica del racconto complesso. Ecco, mi sembra molto interessante sottolineare questo primo elemento. Aristotele vede nel riconoscimento una delle caratteristiche che creano complessità nell'intreccio, che creano sviluppo, che producono narratività, che creano plot, ecco, se per chiamarsi appunto a un grande studioso come Peter Brooks, che ha insistito molto sulla centralità dell'intreccio. E il riconoscimento assieme al rovesciamento o colpo di scena, la peripezia, è una di quelle categorie che hanno dato molto fatica ai traduttori, ecco, con il colpo di scena, il rovesciamento, insomma, snodo, potremmo dire, in un altro termine più tecnico. Per Aristotele queste due categorie si trovano nelle Idee, soprattutto, perché bisogna sempre ricordarsi che la poetica di Aristotele è un testo profondamente oscillante. Da un lato sembra ovviamente un testo di teoria della letteratura o di estetica, o probabilmente ovviamente di entrambe le cose, dall'altro però c'è anche una componente, diremmo noi oggi, militante molto forte, cioè lui vuole in fondo sostenere la superiorità di Sofocle, la superiorità della tragedia rispetto agli altri generi letterari, di Sofocle rispetto agli altri tragici e dell'Idipore rispetto alle altre tragedie di Sofocle. Quindi è in realtà, per certi versi, un atto militante a favore di questa tragedia che poi nei secoli diventerà sempre di più la tragedia per eccellenza, soprattutto dopo Freud. Ecco, l'Idipore, la categoria di coincidenza nel testo di Sofocle è meno importante, quanto più forse appunto negli antefatti, dove invece è importante un altro esempio che fa Aristotele, l'Ifigenia fra i Tauri. È una tragedia romanzesca di Euripide. Allora, già la categoria tragedia romanzesca è una categoria piuttosto delicata, no? Perché il romanzo non era ancora nato. Le chiamiamo così perché sono tragedie dove domina l'avventura, domina appunto la peripezia, sono più secolarizzate, per usare un'altra categoria molto delicata per l'antichità, ma che secondo me proprio riesce a rendere questa novità dell'ultimo Euripide. Ecco, perché è importante la coincidenza nell'Ifigenia fra i Tauri? Oreste capita proprio nel paese dei Tauri, cioè il luogo esotico per eccellenza, uno dei tanti luoghi esotici per eccellenza dell'antichità, comunque luogo lontano, luogo appunto dove non si capita facilmente, e il luogo dove è stata salvata la sorella Ifigenia, cosa che lui ignora, ed è stata appunto destinata a immolare gli stranieri che capitano lì, e quindi per coincidenza Oreste si trova a essere, a dover essere, ovviamente non lo sarà,
immolato proprio dalle mani di sua sorella. Ecco, vediamo appunto dove, in che parte della cultura antica questo concetto di coincidenza si sviluppa, appunto in quello più tendente a quello che viene chiamato anche avventura o anche il romanzesco. Lo stesso genere di intrecci che poi darà vita alla commedia nuova, la cosiddetta commedia borghese, e sono intrecci dominati poi dalla casualità, dalla civiltà. In realtà per questo dicevo secolarizzazione. Il divino non è più quella forza indecifrabile, ambigua e che viene continuamente posta sotto interrogazione da Sofocle, dall'Edipo Re. È invece, in fondo, una forza, una macchina testuale che crea appunto coincidenze, scarti, sorprese, colpi di scena e poi lieto fine. Perché l'Olivia romanzesco viene chiamato appunto tragedia romanzesca perché agli occhi nostri, che abbiamo l'idea della tragedia molto diversa di quella degli antichi, l'idea della tragedia appunto basata soprattutto sull'idea del tragico che ha creato la cultura, soprattutto l'idealismo tedesco e la cultura ottocentesca, l'Euripide romanzesco suona strano perché appunto suona sotto periodo fine e poi perché appunto suona molto vicino alla commedia che alla tragedia. Ora, nel parlare di questo caso dell'Ifigenia fraitale, di questa coincidenza che butta proprio Oreste, proprio il fratello di Ifigenia, lì, e soprattutto poi per parlare della scena di grande effetto che è il riconoscimento fra i due, Aristotele insiste su due categorie che conosciamo molto bene, che sono pietà e paura. Cioè il riconoscimento è un meccanismo che ha grande effetto a teatro perché riesce alle volte a combinare entrambi gli effetti che per Aristotele creano la catarsi, cioè sia la pietà che la paura. E soprattutto crea anche stupore, questo elemento in più che sappiamo quanto sarà importante per estetiche molto successive, che però è la prima cosa, il primo effetto che si prova in genere, spesso viene rappresentato con l'effetto di mise en abîme, di racconto nel racconto, di riflessione metalinguistica, spesso viene rappresentato in chi assiste a un riconoscimento, lo stupore. Ecco, io credo che il riconoscimento abbia una tale importanza in Aristotele soprattutto appunto perché ha un valore metaforico, in genere anche di che cos'è la ricezione di un'opera letteraria. Un valore metaforico che allude anche a quel concetto così sfuggente su cui si sono stati versati notoriamente i famosi fiumi di inchiostro, anche un po' inutilmente, cioè la catarsi. E credo che poi il valore metaforico del riconoscimento, il fatto che appunto non è solo Oreste e Ifigenia che si riconoscono, ma è anche il pubblico che riconosce in questo appunto un proprio piacere dell'essere spettatori, un proprio piacere del fruire teatro. Ecco, secondo me questo valore metaforico sarà quello che avrà molta importanza in tutte le teorie estetiche che hanno ripreso la poetica di Aristotele, soprattutto nel Novecento. Ecco, questa idea dell'arte come riconoscimento è un'idea che possiamo ritrovare in Freud, possiamo ritrovare in Proust, possiamo ritrovare appunto in tanta parte del Novecento, e su questo sono scritte pagine molto importanti Ricoeur in Tempo al racconto. Cioè, per volere del caso, per effetto di una coincidenza, quindi per effetto di una macchina testuale
coincidenza, il caso, noi conosciamo ciò che non vedevamo, non capivamo, non conoscevamo e che finalmente appunto ci si rivela. E proprio questo meccanismo è quello che crea più empatia, identificazione. Ora, non c'è dubbio che il riconoscimento di Aristotele è una maniera, in realtà, per dare un senso alle coincidenze. Cioè la coincidenza come elemento meccanico, casuale, di per sé appunto materiale brutto, non significativo, grazie al meccanismo letterario del riconoscimento, ha un senso, ha un telos. Ecco, io credo che in tutta l'antichità ci siano appunto due maniere di vedere la coincidenza e il caso. Dall'altro quella dominante, che è quella aristotelica, è quella in fondo teleologica. Anche se sì, improvvisamente è tornata la voce. Anche se appunto molto spesso la coincidenza non è direttamente effetto divino, su questo poi ci sarebbe molto da fare il distinguo, sarebbe interessante vedere le varianti, però in questo momento non abbiamo il tempo. Anche quando non è effetto divino, la coincidenza fa parte però di un telos, cioè di un modello che va verso un fine. Ecco, il secondo modello invece è assecondare, che è quello molto più moderno, diciamo, fra virgolette, è assecondare l'insensatezza del caso. Quindi o, diciamo, orientare il caso, la coincidenza, verso un telos, o assecondarne invece la anarchia. Ecco, questi due modelli sono i due modelli che troviamo anche nella narrativa, nel romanzo antico. E li ritroviamo nei due romanzi a cui volevo fare riferimento, che sono anche i più importanti. Eliodoro è il punto di arrivo del romanzo antico, del romanzo greco, del romanzo d'amore e d'avventura, mentre Petronio è sicuramente l'esempio più interessante dell'altra linea, quella comico-realistica, quella più latina, e credo che questi due modelli siano anche appunto, cioè questi due testi rappresentino anche i due modelli di cui ho appena parlato. Quello di Eliodoro sicuramente è il modello teleologico. In tutto il romanzo di Eliodoro c'è un tema assolutamente ossessivo, più che un leitmotiv, proprio una vera e propria ossessione, che è la decifrazione appunto dei segni divini, che è anche un valore metalinguistico, è anche il lettore che deve decifrare i segni del racconto. E i segni divini sono spesso appunto coincidenze, quindi sono coincidenze che poi dopo assumono un valore teleologico. Per esempio, già all'inizio ci sono delle coincidenze tipiche poi di tanta narrativa, coincidenze inverosimili, perché poi verosimile è il tema di cui per ora non ho ancora parlato, ma che un po' serpeggia, cioè quanto appunto, per questo non a caso comico-realistica la seconda strada, perché asseconda di più la verosimiglianza realistica. Ecco, sin dall'inizio, per esempio, c'è un primo esempio all'inizio delle teorie di Eliodoro che non iniziano in medias res, cioè che iniziano in medias res, non iniziano dall'inizio della storia. All'inizio i due amanti vengono divisi per un rapimento di pirati, lei finisce in una grotta nascosta dove starebbe per essere uccisa dal capo brigante, che però sbaglia per caso al buio e uccide un'altra donna che per coincidenza si trovava lì al posto di Cariclea, la protagonista, e che per coincidenza sapremo che, coincidenza appunto abbastanza inverosimile, è
una donna al centro di un plot secondario che coinvolge uno dei protagonisti, dei personaggi che aiuta la coppia protagonista e su cui ci sono appunto mille equivoci e colpi di scena. Ecco, è una prima coincidenza di presenza di un personaggio al posto di un altro, presenza nello stesso luogo, nello stesso tempo, e che crea appunto colpi di scena, morte apparente e fa andare avanti il plot. Il plot poi delle etiopiche è particolarmente complesso, anche perché ha un plot secondario che riguarda Tianis e Petosiris, che sono i due figli di Calasiris. Calasiris è fra Cristoforo, per farci capire, nel senso che è una sorta di figura sacerdotale che aiuta la coppia protagonista, è una figura nuova per il romanzo greco, è anche narratore, regista della storia, sorta di mezza narrativa dell'autore, una figura molto interessante. E i suoi figli si contrappongono in una lotta spietata, e anche qui alla fine del settimo libro, cioè alla fine di questa complessa architettura ricorsiva che sono le etiopiche di Diodoro, per coincidenza appunto, per coincidenza nel senso appunto di trovarsi, per volere del caso, dello spazio e del tempo, trovarsi nello stesso luogo nel momento giusto, Calasiris arriva e sventa l'uccisione reciproca dei fratelli, che avrebbe semplicemente rifatto poi un modello tragico, che è il modello ovviamente dei figli di Edipo nelle Fenicie di Euripide. Ma se nelle Fenicie di Euripide Edipo arriva troppo tardi, una appunto asincronia è spesso fonte di tragico, una non coincidenza, un troppo tardi che è così presente infatti in tanta tragedia, da Romeo e Giulietta, potrebbero venire migliaia di esempi, diciamo, del troppo tardi. Qui invece appunto è del giusto in tempo, che è la coincidenza positiva antitragica tipica appunto della narrativa, del romanzesco. E questo porta a un riconoscimento molto spettacolare, molto melodrammatico, una sorta di finale primo, come lo chiamo sempre io, essendo inguaribile melomane, perché i finali primi sono in genere nell'opera più spettacolari, molto più del finale secondo, che è meno concertato. E ecco, questo finale primo è un doppio riconoscimento, cioè prima il riconoscimento di Calasiris da parte dei due figli, che è seguito da un pubblico appassionatissimo e che provoca poi una cosa che i romanzi greci amano molto, cioè il conflitto di emozioni contrastanti. Quando si resero conto che non si trattava di una visione, ma che era la mente, il padre loro, quello che avevano davanti agli occhi, venivano prese da una folla di sentimenti contrastanti, provavano gioia per rivedere il padre, dolore e vergogna per essere sorpresi da lui a commettere un'azione simile, infine un'inquietudine angosciosa dovuta all'incertezza di ciò che sarebbe accaduto. E gli abitanti, appunto, seguono con grande passione. Ma soprattutto poi, dopo questo riconoscimento, si ha il riconoscimento dei due amanti che si erano separati e che all'inizio non si riconoscono, cosa che può sembrare poco verosimile, ma c'era stato un travestimento da mendicante, c'era stata tutta una contraffazione di identità che è tipica del romanzesco. E quindi doppio riconoscimento spettacolare, finale primo. Però io vi leggo anche invece come il narratore dell'Etiopica commenta il riconoscimento finale, che è il trionfo di questa coincidenza positiva, un po' inverosimile, antitragica, spettacolare, che domina tutta la narrativa antica, è un modello letterario che ne deriva, che porterà appunto al romanzo barocco e a tanti altri romanzi. Il popolo arcato su esultava, lanciando acclamazioni.
persone di ogni età e di ogni condizione provavano la stessa gioia di fronte a questo spettacolo. Non riuscivano ad afferrare la maggior parte delle parole, ma intuivano la verità da ciò che sapevano di Caricatura, o forse giungevano a farsi un'idea della situazione per un'ispirazione della divinità che aveva messo in scena tutta questa vicenda, risolvendo i contrasti più sfidenti in una felice armonia, mescolando gioia e dolore, riso e lacrime, e facendo terminare in una festa il momento più cupo del dramma. Il riso si univa al pianto, la felicità e i lamenti, si ritrovavano persone che non si cercavano e si perdevano quelle che si credeva di aver ritrovato, e infine invece dei sacrifici umani che si attendevano furono celebrate pie cerimonie. Ecco, è il trionfo di una poetica antitragica e il trionfo anche appunto di una del riconoscimento anche come forma di approccio estetico. È proprio il riconoscimento aristotelico che viene messo in scena, cioè un pubblico che non capisce bene le parole. Questa è una fissazione di Diodoro, che è uno dei pochi narratori che conosca, che si pone sempre questo problema: in che lingua parlano, si capiscono tra di loro? Non si capiscono, però capivano forse per ispirazione divina, o forse perché appunto basta vedere per capire che quello era un riconoscimento, questo è l'ultimo riconoscimento, cioè della protagonista. Ecco, ora l'altro, e poi mi avvio alla chiusura, l'altro modello è invece il satirico. Nel satirico, al contrario, non c'è assolutamente teleologia, le coincidenze non fanno parte di un piano divino complesso, difficile da decifrare, ma che prima o poi trionferà. Quello che domina invece è la casualità e il libero incontro, che potremmo chiamare, forzando un po' un termine storico culturale molto preciso, come il picaresco, facendo diventare un modello narrativo appunto di ampia durata. Allora, per esempio, all'inizio il personaggio che racconta, Encolpio, sta facendo una discussione di retorica, e poi a un certo punto, mentre sto lì ad ascoltarlo, tutto ricchio, non realizza che ha scelto se l'era battuta. E mentre passeggio su e giù per il giardino nell'atmosfera surriscaldata di queste discussioni, piombò nel porto con una marea di studenti, proveniente a quanto pareva dalla declarazione improvvisata di un tale che non conoscevo, il quale era succeduto alla sua storia di Agamennone. Mentre dunque i ragazzi si fanno beffe delle espressioni da quelle usate e demoliscono la struttura dell'intero suo discorso, sfruttai l'occasione per eclissarmi e cominciai correndo ad inseguire Ascelto. Ma né riuscivo a mantenere con me la via giusta, né sapevo riconoscere tra i vari edifici il nostro albergo. Pertanto, dovunque andassi, mi ritrovavo sempre nello stesso punto, finché, scossato dal gran correre, mai dormendo di sudore, mi avvicino alla vecchietta che vedeva il campo e le dico: scusi signora, sa per caso dove sto di casa? E quindi questa vecchietta in realtà poi lo farà entrare in un bordello, e lì lui reincontrerà Ascelto. Coincidenza, entrambi nel bordello, però coincidenza assolutamente non voluta da nessun piano strutturale, né degli dei né dell'autore, che poi molto spesso coincidono. È veramente coincidenza puramente casuale, che fa andare la narrazione per strade imprevedibili e libere. Quella libertà appunto di strutturazione narrativa, che è la cosa forse più interessante del satirico, è quella che più va verso il futuro, e su questo poi dirò due parole proprio adesso in conclusione. Però prima vorrei ricordare che ovviamente, come sempre, le coincidenze, gli incontri fortuiti, i meccanismi casuali in questo romanzo hanno sia un andamento centrifugo sia un andamento centripeto, servono sia appunto a creare nuovi episodi imprevedibili, casuali, che non rientrano in una logica, un po' anarchici, come spesso lo dico, anche se abbiamo solo una piccola parte del satirico, però quello che abbiamo basta capire che il suo andamento è, diciamo tra virgolette, anarchico o eterogeneo. Ma ovviamente c'è anche la coincidenza centripeta. Per esempio, a un certo punto, camminando
andranno in una nave, si imbarcheranno in una nave e in quella nave ritroveranno proprio gli stessi personaggi che in una parte che non abbiamo c'erano prima, cioè l'Ica, e quindi ci sarà un rincontro. Una coincidenza in questo caso negativa dal loro punto di vista, ma produttrice di intreccio. Però ecco, fondamentalmente, sia che sia scientifica sia che sia centrifuga, la coincidenza nel Satiricon non è finalizzata a un telos, ecco, sempre è paratattica, crea libera associazione, nomadismo, eterogeneità. Uso questi termini perché appunto l'ultimissima cosa che voglio dire è che il modello petroniano è quello che va molto più diciamo, che guarda molto più avanti. È uno di quei casi un po' come Baccanto, come facendo cioè, alcuni casi di testi antichi che secondo me, non perché sia uno che si sia preoccupato del Novecento, ma io trovo che veramente il Novecento è lungo, secondo me, veramente gli accaduti. E credo appunto che il neopicaresco di Petronio, questa idea appunto paratattica libera di Petronio, la si trova solo appunto in Céline, per esempio, o intanto nel picaresco novecentesco. Cioè questa in Céline, il viaggio al termine della notte, gli incontri tra Codevice e Robinson sono dovuti a delle coincidenze che però appunto sono coincidenze non teleologiche che producono però intreccio in Africa, dopo il primo incontro in guerra, incontro fortuito in America, poi nella provincia francese. In fondo credo che la coincidenza in questo modello che nasce secondo me con Petronio, ma che trova forza soprattutto nel Novecento, la coincidenza è una visualizzazione della situazione a ripetere. Distribuito l'handout che ho preparato per questo incontro, è un handout che non ho intenzione di percorrere integralmente perché insomma ci vorrebbe molto più del tempo che prenderò, però ho preferito lo stesso prepararlo in questo modo così che ciascuno di voi potesse e verificare i passaggi intermedi, quelli che appunto non esporrò, e anche perché sia possibile per voi avere una minima strumentazione testuale, sono quasi tutte citazioni guidate per così dire, appunto una minima strumentazione concettuale per poi se avete voglia di percorrere il percorso, porvi i problemi a partire da questi testi. Di questa questione mi sono occupato parecchi anni fa quando ho avuto una borsa di studio biennale che insomma, decisi, pensai di dedicare allo studio della questione del verosimile. Perché studiando i commenti alla poetica redatti in Italia nel corso del XVI secolo, a partire dal 1548, mi era sembrato che, non ero il primo assolutamente, comunque, mi era sembrato che emergessero una serie di forti innovazioni all'interno del discorso teorico europeo, cioè occidentale tout court, che certamente hanno a che fare col recupero del testo della poetica di Aristotele, che non era stato mai veramente perduto. Esiste una traduzione piuttosto fortunata nel Medioevo di Guglielmo di Merbecke, però in realtà la poetica non aveva funzionato davvero nel corso del Medioevo, non era un testo di riferimento per chi si occupasse di teoria o degli stessi dictatores dei poeti. Al contrario invece, a partire, e questo è un fatto estremamente noto, a partire dalla metà del Cinquecento e a partire dall'epicentro italiano, la poetica tornò a essere, la poetica di Aristotele tornò a essere un testo molto letto, molto commentato, e commentato con tale acume che i filologi oggi tornano sempre ai commenti italiani del Cinquecento. Gran parte dei codici nuovi furono scoperti da questi filologi, Pro Portello e probabilmente insieme a Vettori, i due più grandi commentatori e ricercatori.
testi antichi, e dunque pensai che insomma valesse la pena smettersi a studiare questa cosa. Coincidenze, che cosa ha a che fare coincidenze con il concetto di verosimile? Ovviamente da quello che abbiamo appena ascoltato la risposta già c'è, però per entrare voglio utilizzare due battute. Una battuta è quella attribuita a John Ford, il famoso regista di western e non solo. John Ford avrebbe detto una volta che se in un film a un certo punto viene inquadrata una pistola è perché prima o poi qualcuno con quella pistola sparerà. Questo aneddoto attribuito a John Ford in realtà è un aneddoto attribuito ad Anton Chekhov 100 anni prima, il quale avrebbe detto: se in un racconto qualcuno pianta un chiodo alla parete è perché a quel chiodo prima o poi qualcuno si impiccherà. Cioè esiste in quello che gli studiosi del cinema chiamano il racconto classico, il cinema classico, il cinema hollywoodiano, cioè il racconto ottocentesco, esiste una fortissima pertinentizzazione di ciò che apparrebbe casuale. È l'inverso della conclusione del discorso diffusivo che abbiamo appena ascoltato. Se, per così dire, Fellini ha fatto un Satyricon è proprio per contrapporsi al modello del cinema classico. Se insomma fosse autorizzato a parlare di cinema, così proverei a spiegarlo. C'è stato un momento della riflessione teorica occidentale, questo momento è il XVI secolo italiano, in cui si è ragionato proprio intorno alla legittimità della costruzione di un racconto. Come si costruisce un racconto? Aristotele si dice questo. D'altra parte, per molti versi, la poetica, o almeno quel che ne resta, è una teoria del racconto. Non è solo quello, c'è anche una parte dedicata alla metafora, ma insomma la gran parte dell'attenzione di Aristotele è dedicata a questo. Pensate, per esempio, che il suo tentativo di far pesare la bilancia dalla parte della tragedia rispetto a quella dell'epos, ebbene, nel far questo si dimentica completamente l'opsis, cioè si dimentica completamente che la tragedia è un fatto scenico, non ne discute proprio. Eppure lo dice che è una delle parti della tragedia. Perché per l'appunto adesso mi interessa innanzitutto la teoria del racconto, il mythos. Dunque, troverete sparpagliato nel layout, credo, tutti i luoghi della poetica in cui appare il termine che mi interessa, cioè il verosimile. Però per introdurci, prendo la seconda citazione del testo di Aristotele, che è presente lì nella prima pagina. Da quanto si è detto risulta chiaro anche che l'opera propria del poeta non è dire le cose avvenute, ma quali potrebbero avvenire, e cioè quelle possibili secondo la verosimiglianza o la necessità. Le espressioni greche sono le cose possibili ad avvenire, e poi secondo la verosimiglianza e la necessità, le cose che quali potrebbero avvenire anche noito, con il portativo, e quelle possibilità di una tale. Però ciò che ci interessa è appunto secondo la verosimiglianza o la necessità. L'espressione greca notoriamente catatto e ikos e ananche, cioè c'è un problema, ananche è necessità senza alcun dubbio, catatto e ikos non si vede che debba essere verosimile. E la traduzione è abituale in francese, vraisemblable nelle belle lettere, così, cioè in una delle edizioni insomma, che vengono citate tra gli studiosi come riferimento, appunto c'è lo stesso termine che si usa in Italia, mentre invece, come trovate, nell'edizione inglese, la traduzione inglese, reca probably or inevitably. Quindi non verosimile ma probabile. Non verosimile ma probabile. Ecco, che cosa è successo? Mentre i commentatori cinquecenteschi, il traduttore Guglielmo Derbeck nel XIII secolo, successivamente Giorgio parla nel 498 e poi Robortello nel 548, traducono tutti sempre verosimilis. Quindi il passaggio è avvenuto dal greco al latino. Questo passaggio è stato molto discusso, c'è una forte bibliografia anglosassone che non vi ho riportato, ma insomma probabilmente lo studioso che ha fatto i conti in maniera più raffinata con questa questione si chiama Stephen Halliwell,
ma a me interessava invece farvi notare come due studiosi e filosofi italiani, cioè Luigi Parison, di cui parlo subito e poi tra un attimo vi mostrerò anche l'altro studioso, di ispirazione direi addirittura antipodica. Luigi Parison è un filosofo si occupava di estetica di forte ispirazione cattolica, e invece dal lato della Volpe è stato uno dei massimi pensatori marxisti italiani. Abbiamo tutti e due però riflettuto sul verosimile e abbiamo tentato di crearne loro sì una genealogia. Dunque, Parison, vedete lo specchietto, ci sono i quattro ambiti che Parison ritenne coperti dal termine verosimile, cioè uno che riguarda il grado del possibile, con la distinzione tra accaduto e accadibile, ciò che è accaduto effettivamente e invece ciò che è soltanto potenzialmente può accadere. Un altro aspetto, un altro ambito, riguarda la nozione di coerenza. Un terzo riguarda il personaggio e un quarto livello riguarda la credibilità, cioè la distinzione tra il vero e il falso. Il verosimile entra in questi quattro ambiti. Io proverò a seguirli più o meno tutti e quattro, ma insomma abbastanza brevemente. E questo siamo sempre credo nella prima pagina del vostro layout. Vedete che ho riportato un'espressione di Parison, nel quale Parison dice: beh, insomma, questo è verosimile retorico. Verosimile retorico, cioè è il punto al quale anche arriverò in conclusione. È in qualche modo impossibile capire effettivamente che cosa abbia inteso Aristotele con Catato di Cosse, con la costruzione del mitos, così come l'ha organizzato teoricamente lui, senza fare riferimento alla retorica di Aristotele. La poetica è strettamente intrecciata alla retorica e, come sapete, la retorica è una parte della dialettica secondo Aristotele. Quindi c'è uno statuto logico al quale arriveremo in conclusione. Ma è molto interessante che uno studioso di estetica del 1950 abbia osservato che quando abbiamo a che fare con il concetto di verosimile siamo in un ambito che è quello della retorica, non soltanto della costruzione del racconto, ma anche della credibilità del racconto. Che cosa significa? Come faccio a accettare, se la nota espressione inglese, no, che la letteratura crea una momentanea sospensione del discredito, the suspension of disbelief, io per un po' di tempo accetto che esista un mondo di panzane, però perché questo mondo di panzane sia credibile deve essere costruito in un certo modo, altrimenti, come diceva lo scrittore di fantascienza Philip K. Dick, costruisco un mondo che se ne cade a pezzi il giorno dopo. Devo creare un mondo che non si casca a pezzi, che in qualche modo sia credibile per quello che è. Perché ciò accada, non basta costruire adeguatamente un racconto, bisogna anche fare in modo che agiscano una serie di cose che chiamiamo abitualmente convenzioni, che ci consentono appunto di credere in quello che stiamo leggendo o che stiamo vedendo, se è uno spettacolo o un film per l'appunto. Dunque, da Parison prendiamo già di buono, oltre a questa classificazione in quattro ambiti, anche il principio cardinale che per ragionare in termini di teoria del racconto, questo è un po' il limite che si è trovato della narratologia, no? Perché a un certo punto ci si è stancati della narratologia? Perché non basta descrivere adeguatamente un racconto e quel fatto, bisogna anche giustificarne la credibilità, cioè lo statuto di convenzionalità. Grosso modo diceva la stessa cosa Gabbana della Volpe, una decina d'anni dopo. Gabbana della Volpe fece un libro stranissimo, si chiama Poetica del Cinquecento, ed è una paradossale riscrittura della poetica di Aristotele attraverso i commenti. Cioè scelse brani di commenti vari, traducendo in italiano quando erano in latino, e rimontò la poetica di Aristotele attraverso i suoi commentatori, facendo emergere i punti, secondo lui, fondamentali. Ce ne sono almeno due, e mi fermo soltanto su quello che ci interessa oggi, cioè appunto che per lui il verosimile è tale da esplicare la necessità interna, quindi la tenuta del racconto, e la risultante credibilità. Un racconto è credibile perché è fatto bene, perché coeso, diremmo grosso modo oggi noi un po' grammaticalmente.
Bene, da molti punti di vista il mio intervento sarebbe già finito, perché il resto lo potete leggere volendo sull'handout. Provo però con voi a attraversare velocemente questo handout. Anche invitandovi, qualora interessino queste questioni teoriche, a studiare una serie di testi che apparvero negli anni Ottanta, tutti dedicati al concetto di convention, appunto convenzione. C'è un importantissimo libro di Gerald Manley dedicato appunto a Conventions 1400-1750, grosso modo diciamo l'ansia regina, cultura di antico regime, tutta quanta incentrata su alcune convenzioni ampiamente accettate. E la ricostruzione di Manley è importante perché è basata soprattutto sui trattati giuridici, cioè, quindi che cosa è il reato? Perché noi accettiamo che qualcosa sia reato? Perché accettiamo che un processo termini in un certo modo? Ma non soltanto la retorica, ovviamente si occupa anche di poetica e di costruzione storica. E poi ci sono degli importanti convegni che finirono poi tutti quanti, insomma, sono riviste di vario tipo negli anni Ottanta, in particolare all'epoca era l'Università di Israele molto avanzata negli studi di logica del racconto, e insomma chi fosse interessato al libro avrebbe parecchio materiale. Una cosa che di solito non emerge, e avremo modo di tornare a discutere questo anche nella presentazione del libro, credo, di Guido Mazzoni il 14 maggio prossimo, è la centralità in questo, veramente, cioè in questa rinnovata riflessione occidentale intorno alla costruzione del racconto, alla sua credibilità, al suo stato logico e retorico al tempo stesso, è bene, la centralità davvero della cultura italiana cinquecentesca. Per entrare in questo ambiente trovate il gruppo A della parte 3 dei commenti cinquecenteschi, lì dove c'è la leggenda Caso. Già che questa conversazione rientra nel grande cappello delle coincidenze, certamente coincidenza, caso possono in qualche modo essere presi per sinonimi. Guarda che coincidenza, o che caso. Ebbene, l'espressione caso, il lemma caso, è utilizzato nel Cinquecento dai teorici, ma anche dagli scrittori. Per esempio, avete un esempio di scrittore novellistico, Vito Fortini, è utilizzata questa espressione in un'accezione tecnica. Breve citazione da Vito Fortini, sotto nome di novella, vi narrerò un felice caso. Quale m'avvenne la prima volta che andai a Roma, siccome sentirete. Un caso felice. Che cos'è un caso felice? La novella è sotto forma di novella, quindi il genere letterario si chiama novella. Caso non è un genere letterario. Caso è un avvenimento, un incidente. Andiamo a vedere meglio contemporaneamente a Fortini, cioè metà del Cinquecento, che cosa sta succedendo. Giovanni della Casa, nel Galateo, insegna anche come si costruiscono i racconti. Quando ci si intrattiene in questa volta in conversazione, bisogna saper anche raccontare, non soltanto fare complimenti, ma la gran parte della conversazione è narrazione, non elogio o biasimo, anche retorica e politica, ma innanzitutto narrazione. Dunque occorre sapere narrare. E nella sezione dedicata ai racconti, a un certo punto trovate l'espressione, non leggo la lunga citazione, che è molto interessante, della Casa, dice: figuratevi prima il caso in astratto, poi date i nomi ai personaggi e date i nomi in base all'opinione generale che si ha nel luogo in cui siete rispetto a certi nomi. Cosa vuol dire? Fa l'esempio di una novella della prima giornata del Decano. Dice: mettiamo che ambientate una novella di avarizia a Genova. Dovete scegliere un personaggio o un nome che rimandi a qualcuno tipicamente avaro. Per esempio, Borsieri, nel caso di Boccaccio. Dunque, il Galateo, che non è un trattato teorico sul racconto, di teoria poetica, è un trattato del comportamento, lì dove si occupa di narrazione procede con saper costruire, figurare il caso e poi
animare il caso, cioè quello che potremmo chiamare come forse la fabula, animare la fabula lavorando sulla credibilità. Forse più chiaro è il caso, estremamente chiaro a mio avviso, è il caso di un commentatore piuttosto sagace della poetica di Aristotele, Alessandro Piccolomini, che scrisse un commento in italiano, in volgare, insomma, già in italiano, che è 575, e potete leggere: altro intender non si debba per far le comiche favole in universale, cioè creare il prompt, che fingere avvenimenti e argomenti e, come noi sogliamo dire oggi, casi di commedia. Quindi il caso di commedia è effettivamente la favola. E ancora, favola della tragedia, in lingua nostra, è chiamato caso di tragedia o avvenimento. Dunque, come vedete, più sottilmente, perché non è un narratore come Pietro Fortini, è un teorico, tra l'altro insegnava logica presso gli economici, e quindi è molto più attento all'uso dei termini, Piccolomini distingue tra caso e avvenimento. L'avvenimento è la realtà. Il caso è la prima organizzazione narrativa della realtà, e poi verrà la commedia, la tragedia, la novella, cioè la forma letteraria, che compone, secondo una serie di paradigmi, di protocolli, anima questo schema di base. Quindi, appunto, nella narrazione classica pre-hollywoodiana, quale nel Cinquecento italiano si è stata approntata, effettivamente il caso, la coincidenza, è asservito a un sistema di produzione del racconto. Trovate altri aspetti, cioè altri brevi riferimenti, ma vi vado oltre. Vado oltre, nella voce B trovate in riflessione una serie di test, piccoli test dedicati alla credibilità, e in particolare voglio riportare questo esempio che molti di voi probabilmente già conoscono, però è abbastanza buffo. A un certo punto nel 500 solo nasce una questione, quasi una disputa, intorno a un episodio delle medie estremamente famoso, cioè l'amore tra Enea e Didone. Sorge la questione perché, mettendosi a studiare questi professori universitari, eccetera, dotti, rinascimentali, si accorgono che Didone e Enea non hanno vissuto nello stesso periodo. Quindi non hanno potuto incontrarsi. Non appartengono, anche se personaggi mitologici inventati, ma non appartengono alla stessa serie cronologica. Per cui non potevano incontrarsi mai. E allora, qui trovate la riflessione di Castelvetro al riguardo. Dice, quindi Virgilio ha sbagliato. Tuttavia, se noi oggi scrivessimo un'opera nella quale Didone e Enea non si incontrano, sbaglieremmo, perché oggi tutti credono che Enea e Didone si sono incontrati. Dunque, al di là della verità storica o della verità leggendaria, che è assunta da una certa comunità, al di là di questo, conta come questi materiali leggendari o questi materiali storici siano stati rimontati e come eventualmente essi siano diventati credibili per il lettore. Questo è lo statuto convenzionale. Ne parla Castelvetro, ne parla il giovane Tasso, insomma tutti alla fine, nonostante la disputa nata intorno agli anni 50-60, nel 500 alla fine tutti concordano sul fatto che, colpevolissimo Virgilio di aver fatto un errore poetico, un errore di fatto, tuttavia effettivamente non si può, è un errore che non si può correggere. Ecco, ma torniamo a quel termine datato eikos. Che cosa vuol dire eikos? Da dove viene questa espressione? Lo spiega Robortello, è il punto 3 del B, sempre credibilità. Robortello, nell'esplicazione latina del 548, usa la retorica e dice, come vedete ve l'ho in qualche modo mezzo tradotto in italiano, insomma, distingue, osserva Robortello, che Aristotele distingue tra le cose che sono assolutamente, cioè necessariamente, e le cose che accadono epitopoli, ossia per lo più. Da quelle, cioè dalle cose accadute necessariamente, derivano i semeia,
e invece da queste, cioè dalle cose che accadono per lo più, e di Topolino, derivano gli eikota. Dalle cose necessarie ancora derivano i signi, dalle cose che accadono per lo più, invece provengono le conicture. Dunque, in realtà, noi quando leggiamo un racconto basato su cose verosimili non necessarie, cioè non cose accadute effettivamente così o che devono per forza accadere così, perché per esempio c'è il piano teologico, se invece leggiamo cose avvenute verosimilmente, che potrebbero avvenire, noi in realtà lavoriamo su un piano congetturale. Ecco, forse cominciate a capire, spero, perché è particolarmente interessante questo livello teorico, perché in realtà Aristotele e i suoi commentatori osservano che il lettore o lo spettatore è sempre chiamato lui a integrare l'informazione. Perché persuasivo un racconto? Perché devi congetturare, perché tu lettore devi congetturare, quindi sei chiamato all'azione, lector in fabula, come avrebbe detto Umberto Eco parecchi secoli dopo. Sei chiamato alla, come si può dire, alla compartecipazione creativa, e abori in quanto lettore o spettatore la credibilità stessa di quel racconto, perché tu sei chiamato a fare congetture. Non ci sono signa, ci sono congetture. Da questo insomma derivano una serie di conseguenze che non vi leggo, i punti C e D per quanto riguarda la costruzione e per quanto riguarda i personaggi. Della costruzione vi dico soltanto una cosa che secondo me è particolarmente interessante, che si trova anche nelle traduzioni odierne. A un certo punto Maggi, un altro professore, tanto considerate che questi professori noi ce li immaginiamo molto statici, molto insomma universitari di oggi, esisteva una vera tensione tra di loro. Rombortello fece accoltellare Maggi perché gli rubava studenti all'università. Quindi erano questioni molto sentite all'epoca. Ebbene, Maggi nel 550, in competizione con Rombortello, pubblica anche lui una traduzione della Poetica d'Aristotele con un commento, e in più, per far capire che lui è meglio, riporta anche i commenti del suo maestro che aveva fatto lezione nel 541, quindi 9 anni prima, 7 anni prima di Rombortello, per dire che in realtà la sua scuola c'era arrivata prima di Rombortello. Ora, a parte questi pettegolezzi, che cosa è interessante trovare in Maggi? Che sostanzialmente, vi leggo questo bellissimo passaggio in latino: Aristotele proba tautem poetam scrivere bene non facta, sed qualia verisimiliter aut necessari fieri de buono. Allora, non que, cioè non quelle cose, ma qualia, quelle cose fatte in quel certo modo. Lo trovate anche nella traduzione italiana, che sono partiti, pagina 1. Le cose quali, non quelle cose che. Le cose quali significa le cose fatte in quel modo che producono congettura e che inoltre, come leggerete tra un istante, abbiano anche un'altra qualità. Gli ultimi 5 minuti o meno li dedico appunto a questo aspetto che effettivamente è un po' complesso, quindi tiro via un po' così rozzamente. Il punto è statuto logico e statuto retorico del racconto. Dunque, quando andiamo a vedere per esempio ancora Rombortello, è il punto 1 dopo la citazione in latino che lasciamo stare, Rombortello traduce vera e verosimilia i termini che sono in realtà tagenomena e tagenata, le cose avvenute o le cose possibili ad avvenire. Questo è un passaggio abbastanza interessante. Le cose vere sono le cose avvenute, le cose possibili ad avvenire sono appunto le cose verosimili. C'è una zona della poetica aristotelica dedicata appunto alla distinzione tra possibile, credibile e le varie combinazioni, e in particolare c'è un consiglio che viene dato da Aristotele, su cui arrivo tra un istante, anzi vi leggo subito. Dice è da preferire l'impossibile verosimile al possibile non credibile. Aristotele consiglia: è meglio raccontare qualcosa che non può accadere ma risulta verosimile, piuttosto che qualcosa che possa accadere ma che non risulti credibile. Per cui, come vedete,
questi commentatori non tradiscono assolutamente, insomma, cercano di ricostruirne il sistema concettuale, anche perché la frammentare non ha punti. E come lo costruiscono? Con i trattati veri e propri, con i trattati della dialettica e il trattato della retorica in particolare. E insistono su qualia, le cose quali fatte in quel modo lì, e inoltre le cose che risultino persuasive, come dicevamo sempre all'inizio. Che cosa vuol dire questo dal punto di vista della costruzione del prompt? Vuol dire che occorre realizzare una thesis, è la parola greca, e non una taxis. La taxis, cioè la disposizione delle cose, degli eventi, è possibile quando raccontiamo cose storiche. Dunque, organizziamo un racconto storico e disponiamo, per esempio, le cause e gli effetti della guerra, per esempio, tra Sparta e Atene. E quindi Tucidide ha la praxis. Ma invece, se siamo dei poeti, noi ragioniamo secondo tesis, che è lo stesso termine che si usa in retorica per costruire il discorso persuasivo. Si costruisce una tesi. E ancora, come leggiamo in latino, poi traduco subito, fini sem quotarum est adipiscis, ses assensus eorum qui audiunt. Cioè, lo scopo dei poeti è conquistare il consenso degli ascoltatori. Questo è lo stesso fine dell'oratore. L'oratore deve conquistare l'assenso affinché si voti la sua idea, oppure il giudice sia convinto della sua tesi. Dunque, per terminare davvero, un minuto, l'ultimo punto, che è secondo me spettacolare, ci arriva Don Bortello per primo, poi tutti sono d'accordo, Vettori in particolare fa un approfondimento teorico spettacolare, dice, ma in realtà, se sono gli Eicota, sono i Pito Poliucci, sono le cose che succedono per lo più, se dagli Eicota provengono le congetture, alla fine se il racconto deve essere costruito secondo tesis, alla fine com'è possibile che avvenga la credibilità? Ebbene, spiegano questi teorici, grazie al ragionamento errato. La poesia funziona perché è un ragionamento errato, perché non è un sillogismo ma è un dilemma. È perché noi ragioniamo male che crediamo che quel mondo esista, laddove ovviamente non esiste. Se ragionassimo scientificamente quel mondo non esisterebbe. Voi direte una conclusione un po' magra, e invece no, per niente, perché è l'ultimo punto che consente a questi critici, teorici, molto spesso anche in stretto rapporto con gli autori, nel caso in particolare ovviamente della vita di Tasso e della sua esperienza personale, ma insomma non soltanto lui. Ebbene, questi teorici riescono a definire qual è l'impianto di realtà del poetico, qual è dunque il suo effetto estetico e come questo effetto estetico funzioni attraverso processi razionali che sono tutti mossi da una serie di inferenze logiche erronee. Il nostro cervello, nel suo cattivo funzionamento, ci riempie di stupore. È possibile che ci si stupisca, come dice Aristotele, e dunque si conosca, proprio perché si stanno raccontando cose che non esistono. Grazie. Allora, devo dire questa cosa, ringraziamo i nostri ospiti che come spesso avviene o sempre avvenuto, ma oggi è successo anche un po' di più, diciamo, da altre volte, ci hanno veramente dato degli stimoli importanti su cui riflettere. Allora, come al solito usciamo, ognuno riflette per i fatti suoi, nessuno spazio ormai.